7 punti in 3 partite in trasferta, continua la riscossa del Lecco dopo i 2 clamorosi successi a Pisa e Palermo. È arrivato un punto importante a Reggio Emilia, davanti a più di 800 tifosi lecchesi, peraltro sono nel settore ospiti, un vero esodo dalla nostra città. I blucelesti prima hanno subito, poi hanno dominato, poi hanno rischiato, ma alla fine hanno dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per potersi salvare. Buonasera e benvenuti a Unica Calcio Lecco, siamo in diretta sul 75 del digitale terrestre e anche su Facebook. Scriveteci sotto la nostra live, leggeremo i vostri messaggi e le vostre considerazioni. Una buonissima prova quella del Lecco contro la Reggiana, è finita 1-1 allo stadio Città del Tricolore, quello che in Serie A per il Sassuolo è il Mapei Stadium. Blucelesti che agguantano in classifica lo Spezia, che mercoledì arriva al Rigamonti Ceppi. Di tutto questo parliamo questa sera con gli amici del Lecco Club Valsassina, il presidente Emilio Castelli e il vicepresidente Paolo Corti. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. E vi preannuncio anche un'intervista esclusiva al grande ex di Lecco e Reggiana, Davide Guglielmotti. Allora, partiamo dal match di ieri, un'ottima partita dei blucelesti. Voi c'eravate allo stadio, c'ero anch'io. Pareggio giusto, secondo voi che partita è stata? Ah, è stata una bellissima partita, ancora una volta il carattere della squadra si è visto nel campo. Non c'è cosa più bella vedere i giocatori uscire con la maglietta sudata. Poi giustamente, come dicevi tu, un primo tempo subito, un secondo tempo dominato per una gran parte, qualche piccolo errore nella fase finale, ma direi una bellissima partita, un ottimo punto. Paolo? Esatto, confermo anch'io, era importante muovere ancora la classifica e ho visto una squadra finalmente creare anche un bel gioco, non solo nelle ripartenze ma nel secondo tempo li abbiamo messi anche sotto per certi tratti, rischiando anche qualcosina nel finale, però un punto meritatissimo secondo me, e continuiamo così, testa mercoledì che è una partita molto importante. Ho visto esatto questa mezz'ora nel secondo tempo in cui il Lecco davvero ha sfoderato una prestazione che non ci saremmo aspettati dopo un primo tempo che non è stato facilissimo. Possiamo vedere la formazione, perché il duo Bonazzoli-Malgrati ha confermato la formazione che ha sbancato Palermo. Come possiamo identificarla, penso, come la formazione di base di questo Lecco, che ha fatto fatica un po' a trovare un'identità nella prima parte della stagione fino al cambio di allenatore. Questo 4-3-3 che poi diventa un 4-5-1 in fase difensiva con crociata esterno sinistro. E chi vi è piaciuto di più? Per voi qual è stato il migliore in campo? Anticipo questo tema, poi vedremo le nostre pagelle. Io in questa partita promuovo sicuramente Novakovic, che mi sta piacendo, fisico, domina la palla, gli manca il gol ma lo farà, e poi Crociata devo dire che mi ha veramente esaurito. Io ho visto anche un Ionita in crescita, sì, molto in crescita, ed è una bella cosa per noi, ma tutti sono in crescita mentalmente e fisicamente. Sì, Ionita finalmente sta iniziando a dimostrare il suo valore. Esatto, ieri veramente è importante per noi, ragazzi. Una grande partita. Per me il migliore in campo è stato Sersanti, dopo vedremo le pagelle, non voglio anticiparvi. Andiamo a vedere un po' i commenti. Grande Emilio, ci scrive Giulio Castelli, parente. Gioco in casa. Ecco, infatti. Paolo Ranfranchi, secondo tempo da incorniciare. E poi Emanuele Alia che ci segue sempre, grazie Emanuela per l'affetto con cui ci segui. Peraltro avevi in qualche modo previsto le 2 vittorie di Pisa e di Palermo, quindi hai portato anche bene. Vediamo un po' cosa ci scrive Giorgio Panzeri. Ieri 950 lecchesi allo stadio hanno portato la squadra alla riscossa. Nel secondo tempo si sentivano solo i lecchesi, era un coro incessante da Serie A. E anche leggendo su Facebook i gruppi della Reggiana, ma anche del tifo organizzato in generale, tanti complimenti per questa curva del meritati. Voi come l'avete vissuta dalla curva questa giornata?
La curva per noi, dall'anno della fondazione, è sempre stato un punto di riferimento per noi. Sono la voce della città che segue la squadra in tutti gli stadi. Non c'è nulla, sono fantastici. Scaldano, ci fanno cantare, creano gruppo, spingono la squadra. E bene, avanti così. Peraltro anche bello in uno stadio da Serie Bellissimo, A. Bellissimo, sì, esatto. Un bello stadio. Com'è da dentro? Come avete vissuto questa esperienza di questo stadio? Cambia l'emozione. Quando andavamo in Serie D, esatto, trovarci, no? Così, è bene. Ma ti invoglia anche a tifare di più la propria squadra, questi stadi. Joe ci scrive: siamo forti, molto forti, ne vedremo delle belle. Sì, teniamo i piedi per terra, però, esatto. Ce lo dicevamo anche nel fuori onda, perché già ieri in conferenza stampa a Reggio Emilia c'era qualche giornalista della Reggiana, insomma di Sponda Reggiana, che chiedeva: ma potete ambire a qualcosa di più della salvezza? Probabilmente, insomma, anche colpiti dalla prestazione del Lecco. No, ecco, salvezza, noi pensiamo alla salvezza, esatto. Che insomma per ora resta un grande obiettivo. Penso che sia grande obiettivo, poi se dovesse arrivare in modo anticipato, visto la sfortuna di come siamo partiti in questa nuova Serie B, è ottimo. Dopodiché ci saranno le basi per fare molto di più. Come sono cambiati gli orizzonti nel giro di poche settimane, meno male. Ha parlato mister Bonazzoli dopo la partita, allora sentiamo la sua analisi. Il pareggio ci sta, anche secondo me penso ci siano state occasioni da ambo le parti, una partita giocata a viso aperto da ambo le parti. Secondo me il pareggio ci sta tutto. Partita divertente anche per il pubblico. Non abbiamo niente da recriminare, abbiamo avuto occasioni, loro hanno avuto occasioni, e quindi ci va bene questo pareggio. Anche perché diamo continuità ai risultati, muoviamo la classifica, ci crediamo assolutamente alla salvezza. Penso che sia visto da parte di tutti, la società, ragazzi, giocatori, staff, tifosi. Tifosi oggi erano in tanti a vederci, quindi sicuramente ci crediamo, è ancora lunga, però la prima cosa è crederci. Preso il gol, ci siamo un po' disuniti, siamo tra virgolette andati un po' in bambola, non siamo più riusciti a prendere le distanze giuste, siamo un attimo andati in tilt, quindi tra gli ultimi 20-25 minuti dopo il gol non positivi. Mentre nella ripresa siamo entrati con un altro piglio, vogliosi di recuperare il risultato. E i ragazzi ci hanno creduto, abbiamo messo a posto qualcosa nello spogliatoio e sono entrati sicuramente con un altro piglio per recuperare la partita e cercare di portarla a casa. Complimenti, perché hanno fatto veramente un'ottima gara sotto tutti i profili, peccato quei 20 minuti che mi ha detto prima, dove c'è stato un po' di, diciamo, un po' di disordine e poca attenzione. Esatto. Sicuramente ancora prima che arrivassi loro hanno fatto un tipo di lavoro atletico, perché avevano visto che c'era questa lacuna, l'aspetto fisico era un po' calante, è proprio basso. Quindi si è cercato di lavorare soprattutto sulla tenuta fisica e si vedono i suoi risultati. Poi quando stai vincendo, anche per inerzia, si va avanti e si cerca di arrivare alla fine, appunto per tenere il risultato positivo. E mentalità giusta, mentalità vincente, fa parte anche quello, una mano anche quella, un aiuto anche quello, quindi sicuramente il lavoro fisico che si è fatto prima di queste tre partite si sta pagando. Ecco, si è abbastanza sbilanciato mister Bonazzoli sulla questione tenuta fisica, perché effettivamente stiamo vedendo un Lecco che corre e tutti abbiamo negli occhi la partita di Cosenza in cui a un certo punto non ce la facevano più, erano proprio morti. Invece adesso stiamo vedendo una squadra che corre fino praticamente all'ultimo minuto, e anche giocatori che facevano un po' fatica come Ionita, appunto, stiamo vedendo che è stato in palla fino all'ultimo minuto.
ma anche lo stesso Lepore, che agli ultimi minuti era pieno di crampi e si alzava e comunque dava quel senso di lotta. Sì, stanno entrando in quella situazione fisica che è utile per il gioco del nostro Lecco. Sì, Lepore poi è un caso a parte, perché veramente 38 anni, farsi tutta la fascia per tutta è una roba, un gran professionista, incredibile. Checco è un grande. Allora, bravo Paolo Corti, ti scrive Stefano Negrini, ieri erano talmente tanti che non vi ho trovato. Forza Lecco. Ma c'è qualche foto che fa vedere che eravamo presenti. Sì, no, dopo vediamo un po' di foto. Sì. Allora, vinciamo con Spezia e come vogliamo, metà classifica, stiamo crescendo molto, avanti Vagai, Claudio Dorazio. Magari, caspita. E sarebbe bello. Poi ancora Stefano, piedi per terra e continuare a pedalare, mercoledì è importantissima, tutti allo stadio. E sì, mercoledì, poi dopo ne parliamo, perché di fatto uno scontro diretto, uno Spezia che è in difficoltà e sicuramente avrà il dente avvelenato, insomma, quindi sarà una partita tosta. Guardiamo qualche numero insieme di Reggiana Lecco, perché è stata una partita un po' diversa rispetto alle ultime due trasferte, in cui Lecco ha vinto, lo sappiamo, e anche un po' sovvertendo alla grande i pronostici, ma subendo il gioco degli avversari e giocando di remessa. Invece, se guardiamo le statistiche di Reggiana Lecco, possiamo vedere come per la prima volta Lecco ha avuto il maggior possesso palla e ha anche fatto, se lo vedete, 405 passaggi, che sono molto di più rispetto alla media che ha avuto fino adesso, che è 329. Anche il possesso palla ha avuto in media fino adesso il 43%, ha avuto il 50%. Ed è la dimostrazione, e lo abbiamo visto anche in campo, che è un Lecco che abbiamo visto tenere palla, manovrare, tenere anche a tratti il pallino del gioco, cosa che fino adesso non abbiamo visto. Uno step ulteriore di questa squadra. Certo, è detto giusto, è uno step ulteriore, ma io credo che questa sia la consapevolezza del gruppo che sta crescendo, gli spazi, dove si trova il compagno, e quindi questo sta aiutando nell'aumentare le medie, ma nel possesso della palla, costruire e correre di più. Anche per te, Paolo. Sì, esattamente. Come tutti sanno, paghiamo lo scotto di agosto, quindi la squadra non si è mai potuta preparare bene. Adesso, dopo un inizio veramente difficile, si incominciano a vedere i frutti anche del gruppo e andiamo avanti così. Testa a mercoledì, perché mercoledì secondo me non è una partita così semplice con lo Spezia. Assolutamente. Non è così semplice. Assolutamente no, anche perché in casa dobbiamo ancora dimostrare di saper fare punti. Non abbiamo ancora fatto punti in casa. Fatto neanche un punto in casa. Parlavamo prima di Lepore e non abbiamo detto che ha fatto un altro assist, il quinto assist già di questa stagione, ed è primo nella classifica degli assist man della Serie B. E a raccogliere il suo assist è stato Buso. E allora sentiamo le parole proprio di Buso. Per un tempo abbiamo fatto molta più fatica, anche dopo il gol che abbiamo messo. Cioè lui si imbalzasse. Mentre il secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio e il gol stavamo attaccando, un batti e ribatti, e ci ho creduto, mi è capitata la palla lì e l'ho buttata dentro. Spero di fare più gol possibili per aiutare la squadra. Perché segno io un altro, l'importante è fare i punti. Col cambio di modulo dobbiamo difendere molto di più. E il primo tempo abbiamo difeso, ci hanno schiacciato molto perché abbiamo smesso anche di giocare, mentre il secondo tempo abbiamo attaccato e meritavamo magari anche qualcosa in più. Più che condizione fisica era una condizione mentale, che non facendo punti, comunque dopo l'estate che avevamo passato ci ha un po' penalizzati, però adesso partita dopo partita veniamo da due vittorie, oggi era difficile anche venire qua e fare risultato e abbiamo portato un punto a casa anche oggi e è fondamentale. E abbiamo due partite difficili come tutte, però con questo atteggiamento possiamo fare punti. Ma ci siamo detti di continuare a crederci, perché dopo il gol avevamo smesso un po' di giocare, però siamo entrati in campo subito forti ad aggredire gli altri e fino al gol abbiamo creato tanto. Poi anche dopo il gol comunque è una partita
che attaccavano loro, attaccavamo noi, e però il punto ci va benissimo. Giocando a sinistra riesco a rientrare molto di più che magari giocando a destra, però poi ovviamente il livello della Serie B è molto più alto rispetto all'anno scorso e devo metterci anch'io qualcosa di mio in più. Nova fa sportellate con tutti, per un attaccante magari più esile come me è sicuramente una cosa in più, perché fa la guerra con tutti e abbiamo più palloni da giocare noi. Fa un grandissimo lavoro, iniziato, come l'anno scorso, ecco il gruppo, la forza del gruppo che ci segnala nel suo commento anche Giorgio. Negli spogliatoi a Pisa ho notato che non aveva svoltato il singolo, ma il gruppo, i ragazzi si sono tolti un macigno, un peso di sfortuna, e lo stiamo vedendo. Tanto c'è anche una connection, mi dicevi, Buso Valsassina, sì, insomma, quindi vuol dire che anche l'aria valsassinese buona. fa bene anche Nicolò, che sta facendo anche lui un ottimo campionato. Giustamente, come diceva nel servizio, con la grande prestazione di Novakovic, che tiene sulla squadra, ferma la palla, è pronto a smistare, e questo Checco Lepore che è sempre presente beneficia anche alla crescita di Nicolò, che ha segnato, e quindi positivo, vai avanti così Nicolò, vienici a trovare al club, che non facciamo altro che aspettarti, che porta bene. Dato anche noi come lui siamo tutti innamorati di Novakovic. Possiamo dirlo, non ce ne frega niente che non segna, ma fa un lavoro, cioè segna meglio, ma fa un lavoro eccezionale per la squadra, cioè è veramente il giocatore, tu dici, fa veramente reparto da solo, Paolo. Esatto, se segna meglio, è meglio, okay. Ma se anche fa segnare gli altri, tanto meglio, nel senso l'importante è Lecco, è la squadra, poi se si mette a segnare anche lui, che ci dà una mano facendo i gol, Vediamo. Figuriamoci quando segnerà. Esatto, che giocatore sarà. Se si mette a segnare anche lui. A noi va bene anche così. Le due recuperi dobbiamo portare punti a casa, più che fattibile. Soprattutto dobbiamo spezzare l'incantesimo della mancanza dei punti a Rigamonti Ceppi, ci ricorda Emanuela. PS, a livello di preparazione atletica, si sta lavorando benissimo. E sì, siamo d'accordo. E ce lo dice anche Carlo Invernizzi, si vede la mano del preparatore Scirea. Allora, vediamo un po' le pagelle che abbiamo preparato, ovviamente opinabili, ragazzi, non pretendiamo di essere, insomma, verità assoluta. E noi abbiamo dato un bel 6,5 a tutto il reparto difensivo, c'è stato qualche errore, perché qualche sbavatura, soprattutto sul gol c'è stato, Melgrati, quell'uscita un po' così, che ha regalato poi, dopo il salvataggio di Caporale, il calcio d'angolo che ha portato al gol, però tutto sommato una buona prova, insomma la difesa e il reparto difensivo ha retto bene, e abbiamo premiato molto il centrocampo, ecco, Sersanti 7,5, Ionita 7, perché l'abbiamo visti veramente in palla, veramente in forma. E Buso, secondo me, al netto del gol non ha fatto la sua partita migliore della stagione, però insomma il gol ovviamente lo premia. E Novakovic, non lo so, io gli darei sempre 7,5, però non si può, perché poi vabbè, il giorno che fa la doppietta gli diamo 11, allora gli diamo 6,5, anche se forse si meritava anche 7. Guglielmotti, che dopo sentiremo in un'esclusiva che abbiamo fatto con lui fuori dallo stadio, era una partita speciale per lui, che è stato, insomma, un giocatore di spicco della Reggiana per diversi anni, ed è stato decisivo con quel salvataggio in scivolata. Voi non so cosa avete visto, perché era dalla porta opposta rispetto alla curva, però non so se avete notato proprio questo suo intervento super decisivo. Sì, l'abbiamo visto, penso che il voto che avete dato a Guglielmotti per lo straccio di partita che ha fatto sia sintomatico dell'impegno che ci ha messo dal momento in cui è entrato e al salvataggio che ha fatto. Anche lui è un uomo di qualità, speriamo che cresca sempre in modo progressivo e dia tutto quello che può a questa squadra, che se dal mio modesto punto di vista sarà molto utile, come anche il 7,5 che avete messo a Sersanti.
spettacolare, ammonito, primo tempo, poteva, come ci dicevamo, poteva essere sostituito. Sì, sì, anch'io io ho pensato subito a inizio secondo tempo, non è meglio che lo tolga, perché può essere che prenda il secondo giallo. Invece è stato attento, bravo, ha fatto una grande partita. Io, prime partite che ha fatto quest'anno, non ero tanto convinto, non lo vedevo tanto in palla, ma forse proprio perché mancava ancora quell'aspetto fisico che per un giocatore come lui è importante. Certo. Invece ieri ha dato proprio quello che serviva al centrocampo Lecchese, cioè quella fase di interdizione ma anche di ripartenza veloce. Che ha fatto che vedere serve. Qualcosa di bello già a Palermo, ma sì, la partita di ieri lo ha proprio osannato veramente, ha fatto una grande partita. E anche lui, sì. Io su Novakovic sono d'accordo con te. Io sono stato critico le prime partite che ho visto, anche se purtroppo ne abbiamo viste poche in preparazione, ma anche quelle che abbiamo giocato in Serie B. Ma adesso mi devo ricredere, mi ricredo, è fondamentale. Sì, un uomo di sostanza. Esatto, c'è ancora farà anche il gol. Chi dubita un po', perché dice: beh, ma un attaccante deve segnare. Però non è proprio così, cioè lui fa comunque un lavoro così importante, e l'abbiamo visto pochi minuti in cui è uscito dal campo in qualche partita. Certo. Esce lui e nessuno fa quel lavoro lì, cioè perdiamo tantissimo peso in fase offensiva. Condivido la tua analisi, è fondamentale, palla lunga, lui ti assicura il controllo e il passaggio, poi se farà il gol, come dicevamo prima, bene. Ci sono state un pochino di proteste, di polemiche nel finale di partita per un possibile rigore per la Reggiana, un contatto tra Crociata e Varela, i giocatori hanno protestato, noi abbiamo visto bene le immagini che peraltro non ci sono state mostrate negli highlights che avete visto nel nostro telegiornale, si vede chiaramente che Varela allunga la gamba all'indietro per cercare a tutti i costi un contatto, arriva ma è lievissimo e insomma è proprio un tentativo di prendersi questo rigore e l'arbitro ha detto no, il VAR non è intervenuto, quindi insomma evidentemente non c'erano gli estremi per il rigore. Al netto di questo, sia allenatore della Reggiana Alessandro Nesta sia i giocatori hanno giudicato giusto questo pareggio. Allora sentiamo le loro parole dopo la partita. Uno giusto, innanzitutto perché ha fatto una partita. Per le occasioni avute forse meritavamo qualcosa, però per la partita che è stata un pareggio è pari, è giusto. Ho detto una partita un po' di confusione c'è stata, abbiamo iniziato la partita un po' in difficoltà, facciamo fatica a prendere i tempi per uscire in pressione e siamo stati meno brillanti di altre volte. Forse la partita di Genova ci ha levato qualcosa a livello di brillantezza, di freschezza. E detto questo, poi detto, è stata una partita con situazioni tutte e due potevamo vincere, tutte e due potevamo perdere. È andata così. No, ho visto Lecco che andava forte, è arrivato in grande salute per me, già l'avevamo visto le altre partite. Ripeto, forse noi la terza partita siamo stati meno brillanti e loro un po'... andavano forte e poi dopo ho detto può da finire in qualsiasi modo, no ma noi potevamo vincere, non dico che meritava il Lecco, però se devo valutare la partita, quello che ho visto in campo, proprio la prestazione delle due squadre, penso che un pari sia giusto. Il risultato finale secondo me è giusto, perché alla fine non siamo riusciti a fare 100% la partita che volevamo fare. Ovviamente sì, situazioni, occasioni da fare gol c'erano, però pure il Lecco qualche volta ci ha messo in difficoltà. Allora alla fine non siamo contenti, rispettiamo questo punto, però come ho detto prima, forse probabilmente è il risultato giusto. Sì, lascio un po' di rammarico perché sapevamo dell'importanza di questi dei tre punti, una partita molto importante, però poi alla fine... Dopo averla disputata prendiamo questo punto, per come si era messa, per alcuni episodi prendiamo questo punto, anche perché comunque abbiamo giocato contro una squadra che anche se a punti è sotto di noi, nelle ultime partite ha fatto molto bene, in forma, è organizzata, sta bene, quindi ripeto, per alcuni episodi della partita ci dobbiamo accontentare di questo punto. Allora erano Nesta, Ziminski e Rozio.
altri commenti stanno arrivando. Innanzitutto elogi a Caporale, che dopo alcune partite in cui ha sbandato un po', soprattutto contro avversari veloci, perché lui insomma piazzato, certo, come fisico, e si sta anche facendo valere dal punto di vista difensivo. Mentre dal punto di vista offensivo, fin da subito ha dimostrato di avere delle belle qualità. Cosa ne pensate di Caporale? Sì, anche lui sta crescendo, ma è nella logica delle cose che dicevamo prima. Quando cresce la squadra tutti beneficiano e lui, anche lui è uno di quelli che sta facendo passi da leone, passi in avanti rispetto alle prestazioni iniziali. Fiducia anche a lui, tanta sì, fiducia. Esatto, anche perché ieri l'ho visto tutta fascia, anche dei momenti in attacco, difendeva. No, stiamo raggiungendo una forma buona per tutta la squadra. Vero, anche Caporale sta crescendo, dopo un inizio non molto buono, ci scrive Marco Canella. Invece Emanuela ci pone un quesito interessante. Eusepi, che fine ha fatto? Quando lo rivedremo in modalità guerriero, l'anno di stop ha reso un pochino complesso il suo recupero. Sì, di sicuro deve ancora trovare il ritmo partita, insomma, deve ancora riabituarsi al campo, però ci serve, perché Novakovic non è che può tirare la carretta sempre. Prima o poi dovrà rifiatare un pochettino anche lui. Certo, come tutte le grandi squadre, il sostituto, in questo caso, perché Novakovic è quello che è sempre in campo, quando sarà chiamato a fare il proprio ruolo, il proprio dovere, si deve far trovare pronto. Io credo che Eusebi abbia anche lui queste caratteristiche. In questo momento non è sicuramente al massimo della forma, avrà bisogno di fare minuti, ma con un Novakovic così se la... Ma io credo che comunque la Serie B è un campionato molto lungo e ci sarà bisogno di tutti, e quindi secondo me arriverà il momento dove il nostro bomber entrerà in campo e farà anche lui la differenza per noi. Troppo alte 7,5 a Sersanti rispetto al 6,5 a Crociata, ci dice Claudio. E sì, può essere. Io ho voluto premiare Sersanti perché mi è sembrato insomma spiccare un po' di più, però anche Crociata ha fatto un'ottima partita, assolutamente. Maurizio invece ci chiede qualche nome di mercato a gennaio, e l'ho chiesto al DS Fracchiolla pochi giorni fa e non mi ha voluto dire nulla. Si aspetta, per il momento si aspetta, anche perché sarà importante capire quanti punti avrà collezionato il Lecco da qui al prossimo mese, per capire anche le possibili ambizioni di questa squadra e anche per capire il valore poi dei giocatori che hai, per definire chi sostituire o chi meno. Io non credo che lui sia fermo in questo momento, secondo me una bella lista ce l'ha e magari qualche contatto l'avrà già avuto con qualche procuratore, non me l'ha voluto dire. E, insomma, un po' presto ancora per parlare di mercato, ragazzi, però la società insomma ha assicurato che interverrà sul mercato, che è pronta a intervenire, insomma, che ci vuole stare in questa B. Che ci vuole stare, e poi credo che in questo momento sicuramente non lo ritengo fondamentale, nel senso che stiamo dicendo che la squadra sta crescendo, ognuno sta facendo il proprio dovere, e quindi questo è fondamentale. Sicuramente abbiamo perso del tempo prima e quindi non abbiamo potuto avere delle certezze per tutto quello che è successo. Noi abbiamo iniziato a giocare dopo il 29 di agosto e quindi credo che a gennaio magari qualche ritocco potrà esserci, ci sarà, e credo, come hai detto giustamente tu, sarà fondamentale rispetto a quanto ci troveremo dopo il 26 dicembre, che abbiamo l'ultima partita di quest'anno, come affrontare poi quello che sarà l'anno nuovo. Giorgio ci dice che non condivide il voto basso a Galli. Vabbè, non era basso il voto a Galli. E no, ma sono d'accordo con te. Poi, secondo me, ieri non ha spiccato rispetto agli altri due del centrocampo. Però Galli è fondamentale, perché comunque ha quel ruolo di equilibratore, diciamo così, del centrocampo. Smista i palloni, insomma, è importante, anche se effettivamente fa un lavoro che a volte, diciamo, acchiappa poco l'occhio, diciamo così, no? Quindi un lavoro oscuro, come si dice in questi casi. Abbiamo parlato della curva, vediamo, abbiamo una bella foto, insomma, che ha pubblicato oggi la Calcio Lecco sui suoi canali social, in cui si vede tutta la curva
compatta e che tifa, dicevamo, insomma, tanti complimenti sono arrivati in curva e si è tifato, ma c'è chi ha fatto anche altro, si è dedicato anche a un altro hobby in curva, è quasi tradizione per le tifoserie italiane che vanno nel settore ospiti del Mapei Stadium. Possiamo vedere mentre parliamo il video, ecco qui, insomma, le carpe. Si è pescata una bella carpa, sono lì nel fossato davanti al settore ospiti, e voi avete pescato, avete approfittato? No, noi peschiamo nel nostro lago. Esatto. Però è caratteristico vedere questo crostolare, sì, che attraversa la curva e vedere dentro i pesci, sì, è una roba inusuale. Ma chi c'era messi dentro i pesci? Ma non sappiamo. Veramente è un mistero, però è una curiosità, davvero, insomma, abbastanza divertente. Ma ti posso dire che tutte le persone che arrivavano in curva scendevano, andavano a guardare e dicevano: ci sono veramente i pesci? Ci sono veramente. Ci sono veramente. È stato veramente simpatico, ma anche noi quando eravamo in viaggio ci scherzavamo, ci dicevamo: avete guardato, ragazzi, le canne da pesca? Perché si vede tanto, noi godiamo di Lecco, ma alcuni dei nostri godono anche delle partite di Serie A, e essendo andati a vedere lì col Sassuolo avevano visto la particolarità, anzi qualcuno ci ha fatto notare che anni indietro c'era anche su tutta la tribuna laterale. Marco ci chiede, e adesso Marco mi faccio vedere, e dopo Eusebi anche Pinzauti. E secondo voi, quando Novakovic ha speso tutte le sue energie, può entrare a partita in corso? Cosa ne pensate? Io sì, ci scommetto su Pinzauti. Sì. Io ho sempre avuto stima, perché quando è entrato anche l'anno scorso ha sempre fatto il suo con tutte le difficoltà. Quindi sì, sono d'accordo con quello che ha scritto Marco. Pinzauti, secondo me, potrebbe rischiare di essere la vera carta, la vera sorpresa. Sì. Esatto. Come dicevo prima, secondo me è lunga la Serie B. Avremo bisogno di tutti e ci sarà spazio per tutti. Peraltro, secondo me, Pinzauti è quello che, come attitudine, come ruolo, si avvicina di più a Novakovic, sì, rispetto ad Eusebi, che ha altre caratteristiche, ovviamente, certo, insomma, forse è più bomber, però quel lavoro sporco, diciamo, è più simile Pinzauti in quello che fa con Novakovic. Io penso che lo spazio lo troverà, insomma, nel corso delle settimane, perché adesso ci saranno anche tante partite ravvicinate ancora questo novembre, pieno di partite con due turni infrasettimanali, anche se poi c'è la pausa di mezzo. Il 18. Parlavamo del grande ex della partita, Davide Guglielmotti, che è stato decisivo con quell'intervento, scivolata su Cernigoi, lanciato a rete, e l'abbiamo intercettato fuori dallo stadio. Ci ha parlato di Reggiana Lecco, ma anche di Lecco Spezia. Sentiamolo. Il punto, secondo me, è più che meritato. Vi dico che a un certo punto, secondo me, ci poteva scappare anche quei tre punti, perché siamo andati molto vicini, abbiamo spinto molto, siamo stati compatti, siamo stati coesi. Abbiamo perso un po' di distanza nel momento che abbiamo preso gol, però tutto sommato ho visto una grande squadra, un grande gruppo, grandissimo spirito, e come si suol dire è il punto di partenza per arrivare a risultati sempre più importanti. Dobbiamo restare assolutamente con i piedi per terra e lavorare molto molto, però io credo che ci siano le prerogative per fare ancora meglio. Sicuramente, questa è una frase fatta, ma obiettivamente è così, ce la metteremo tutta. Stiamo lavorando davvero molto, stiamo lavorando bene, ci stiamo impegnando parecchio. Oltre al lavoro, nel mondo del calcio non ho visto niente, non so altre strade per poter arrivare a risultati, quindi penso che oltre a quello che stiamo facendo in più è difficile pensarlo a livello proprio lavorativo, quindi noi ci stiamo impegnando il più possibile, speriamo di dare una soddisfazione alla nostra gente nella nostra città. Secondo me, comunque sia, bisogna ringraziare anche la guida tecnica che non c'è più, perché è doveroso. Comunque non sono arrivati i risultati, e quando non arrivano i risultati il mister sono sempre i primi a pagare, però c'è da ringraziare anche lui e anche chi ha lavorato prima. Adesso abbiamo un'altra situazione, un'altra guida tecnica, siamo migliorati un pochettino da qualche punto di vista, anche per prerogative del mister e dei siri diversi, quindi stiamo andando bene, ma c'è solo da ringraziare chi ha fatto il lavoro prima e chi sta facendo il lavoro adesso.
Sai che mi ha colpito Guglielmotti? Un ragazzo intelligente, non lo conoscevo, peraltro l'intervista di Pippo Bressanelli, che ringraziamo, ha detto cose non banali. E lui era stato preso per fare l'esterno del 3-5-2, adesso il modulo è cambiato, però secondo me il suo spazio se lo può comunque ritagliare. Sì, sono d'accordo con te, se lo ritaglierà sicuramente, come tutti anche lui sta lavorando per prendersi il suo posto, anche quando entra in sostituzione ci mette sempre il suo, lo dicevamo all'inizio, ha salvato una particolare situazione che si trovava con la Reggiana in attacco, quindi Guglielmotti, infatti devo dire la verità, mi è piaciuto quando ha fatto l'apprezzamento su Luciano. Ecco, su Luciano, perché poi era anche la sua partita, no? Ieri, anche se poi sì, non è più sulla panchina dell'Ecco, però lui che è di quelle zone, insomma, originario ovviamente di Roma, però si è trasferito poi in quelle zone, c'è stato per tanti anni, e da quel che sappiamo non c'era allo stadio, ma sicuramente avrà seguito questa partita un po' del suo cuore. Vediamo allora la situazione in Serie B, i risultati di questo turno, che cosa è successo, e poi vediamo anche la classifica per capire un po' questo Lecco a che punto è. Allora, tra i risultati più interessanti per noi, vediamo, la Ternana ha perso ancora e peraltro la notizia di oggi è stato esonerato l'allenatore Cristiano Lucarelli, quindi non è più l'allenatore della Ternana. Poi il pareggio del Como a Pisa, dove noi abbiamo vinto, peraltro adesso non sarei qui a sottolineare. Si sono divise un punto, colpo del Modena a Catanzaro, anche lì abbiamo fatto quel pareggio a Modena, adesso il Modena terzo in classifica, lo vedremo tra poco, e la Samp è tornata a vincere, e mentre il Parma, insomma, si domina. Sta veramente rivelando dominatrice di questo campionato. Lo vediamo, il Parma lì in alto a 29 punti, il Modena che è arrivato a 22, e a scendere arriviamo al nostro Lecco che ha agganciato lo Spezia a 8 punti. Ricordiamo, abbiamo una partita in meno dello Spezia e due partite in meno delle altre vicine. E insomma, tre partite che tre trasferte abbiamo affrontato che potevano affossarci, invece ci hanno clamorosamente rilanciato in questo campionato. 7 punti su 9 disponibili, c'è poco da discutere. In tre trasferte, sì, intendevo dire quello, in casa del Pisa, in casa del Palermo, che sono squadre quotate a puntare verso l'alto, compresa la Reggiana, che io tra quelle che ho visto ha espresso anche lei un ottimo gioco, mi è piaciuta anche lei. Vedremo il Parma quando verranno a trovarci qui, che è la grande, non è una grande sorpresa, ma sicuramente sta dominando. Sì, possiamo vedere intanto la grafica con i prossimi impegni, così li vediamo lì belli stampati, perché nella nostra grafica adesso spunta anche il derby, poi è sempre la partita delle partite per noi, quindi Lecco Spezia e Lecco Parma, due grandi belle partite in casa. E poi si va a Cremona e anche lì avete visto la Cremonese cosa è stata capace di fare in questo turno. E poi come Lecco, insomma, gli esami non finiscono mai per questo Lecco, e ci ritroviamo che quasi la partita più semplice sembra con lo Spezia, che in realtà, se voi guardate i dati di Transfermarkt, è la seconda squadra per valore della rosa in questa Serie B. La rosa dello Spezia vale, sulla carta ovviamente, 40 milioni di euro, quella dell'Ecco sulla carta vale 5 volte di meno, ovvero 9 milioni di euro, eppure siamo a pari punti e ce la possiamo, anzi ce la dobbiamo giocare assolutamente. E diamo qualche notizia, abbiamo detto è ufficiale l'esonero di Lucarelli, e la Ternana è ultima in questo momento insieme alla Feralpi Salò. Oggi è il compleanno del proprietario dell'Ecco, Paolo Leonardo Di Nunno, parte nostra, tanti auguri al presidente dell'Ecco, che come sapete
e noi chiamiamo presidente, anche se poi in realtà non lo è, sono, però è amministratore delegato e patrono, e lo chiamiamo sempre presidente. E come sapete, da poco è uscito dall'ospedale, gli auguri sono giunti ovviamente anche dalla Calciolecco, ti aspettiamo allo stadio, ha scritto la Calciolecco, lui sicuramente non vedrà l'ora, però presidente, mi raccomando, alla salute bisogna stare attenti, insomma, quindi solo quando starà bene, sarà ripreso del tutto, anche se secondo me insomma li verrebbe anche con il letto d'ospedale o non so che cosa. E procede bene anche la prevendita per le due prossime partite, esauriti i posti in curva nord già per Lecco Spezia di mercoledì alle 18:30, ne restano pochi per Lecco Parma, forse a quest'ora saranno già esauriti, non lo so, in generale i posti a disposizione sono davvero pochissimi, quindi affrettatevi se volete venire allo stadio. E un inciso, Lecco Parma, ma chi se lo sarebbe mai aspettato fino a pochi anni fa, ragazzi, cioè Lecco Parma a Riga Monticelpi, cioè è incredibile quello che è avvenuto l'anno scorso, è veramente un sogno, io che seguo Lecco da tantissimi anni a corrente alternata, ho visto la promozione in Serie B e me la sto godendo tutta. Cioè, ci stiamo quasi abituando, no? Al fatto di essere in Serie B a queste partite. Come se fosse una cosa partite incredibili. Dai, quindi non perdiamo questo entusiasmo, questa meraviglia. Esatto. Perché veramente, anche, ripeto, anche ieri a entrare, è vero, siamo entrati a Mapei, ma eravamo lì a fare una partita di Serie B contro la Reggiana, contro il Palermo. Abbiamo giocato col Pisa, l'Ascoli, che è una squadra che comunque ha militato, è un bellissimo campionato, squadre forti, secondo me non c'è nulla di scritto, lo si vede, basta fare un paio di partite fatte bene e portare a casa il risultato, si fanno balzi in avanti, e beh, il nostro Lecco lo ha dimostrato. Allora, squalificato per la partita di Lecco il difensore dello Spezia Nicolau, espulso durante l'ultima partita. Ma è stato squalificato anche il DS dell'Ecco, Domenico Fracchiolla, che si legge dal comunicato ufficiale della Lega B, squalificato per aver due giornate, squalificato per aver al 43esimo del secondo tempo rivolto al direttore di gara un'espressione irriguardosa, e quindi niente, vabbè, sappiamo insomma che in panchina spesso è difficile trattenersi, e così è. E intanto continuano nei commenti a farvi complimenti, ragazzi, che io non so insomma se sono vostri amici o se no. Allora adesso leggiamo qualcuno. Vabbè, Giulio continua ogni 5 minuti a dire andate avanti così, continuate così alla grande, eccetera. Anche grande tifoso dell'Ecco Fuser, che non so, il calciatore degli anni, bravissimi due ospiti. Ah, Stefano, ecco, si firma anche Roberto Bario, che salutiamo, insomma. Ciao Roberto. E vi saluta e Paolo Lanfranchi, sei sempre il solito, guarda, sei sempre il solito Paolo, dalla Svizzera Pisa è lunga, Paolo, queste battute veramente grande Paolo. Parliamo un po' di voi, ragazzi, ecco Crevo Assassina, come nasce questo campo? Intanto possiamo far vedere qualche foto che ci avete mandato, insomma, di ieri e non solo. Come nasce questo club? Guarda, io e Paolo seguiamo il Lecco da tantissimo tempo, e abbiamo fatto crescere questa passione anche a mio figlio Giulio, che è quello che scrive, e a Silvia. E da questa passione, poi con l'interruzione del Covid, ci è venuta una voglia di fare gruppo in Valsassina, perché comunque i valsassinesi che frequentano lo stadio in ogni settore sono tantissimi, e quindi abbiamo cercato di fare aggregazione, e per noi aggregazione era per seguire il Lecco, era un Lecco Club. Noi non ci riteniamo gruppi organizzati, assolutamente, noi siamo un Lecco Club. Ci piace seguire, come avete visto, quella splendida curva che ogni volta è presente, che loro sanno che noi comunque tifiamo per loro. E nel 2021, ad agosto del 2021, abbiamo fatto la registrazione all'Agenzia delle Entrate, abbiamo fondato il club, abbiamo scritto lo statuto, e ci siamo dati dei compiti, delle cariche. E il nostro dovere è quello di far crescere i colori blu-celesti nei giovani. Dico due cose, ma proprio per ricordarle, per quello che abbiamo fatto,
Con la festa avete appena fatto passare il manifesto. Il primo anno abbiamo partecipato alla posa di porte per giocare a calcio nel paese di Introbio. L'anno scorso abbiamo donato 60 palloni della, non so se posso dire la marca, di una marca, palloni importanti, okay, alla scuola calcio Cortenova, perché noi crediamo, proprio perché i giovani sono il nostro, sono il futuro. E quindi con queste iniziative, l'anno prossimo stiamo già decidendo cosa fare, quindi da una parte aggregazione, da una parte servizi per coloro che vogliono venire a seguire l'Ecco con noi, e dall'altra parte cercare di fare tutto ciò che è necessario per far conoscere i colori blu celesti, che mai come in questo periodo c'è una grande voglia di colore blu celeste. Anche Valsassina, magliette blu celesti, sciarpe in giro, bandiere sui balconi, bello. Sono aumentati anche i soci? Sì, devo dire che anche i soci rispondono bene, ci danno una mano, ci danno supporto, ci aiutano, cerchiamo di fare tutto quello che è necessario. E poi qui, proprio per spendere due parole, abbiamo voluto usare una pareidolia nella composizione del nostro logo, l'Eco Club Valsassina, e per noi la Valsassina è la giraffa che è da qualche settimana che splende perché la grigna si è imbiancata, e poi noi siamo scaramantici, ma da quando la grigna si è rivelata ancora ai valsassinesi, alla Valsassina, l'Eco ha iniziato a fare, speriamo che sia così, e quindi la utilizziamo anche come logo, quindi ci siamo innestati nel territorio con qualche cosa che è di tutto, è della Valsassina, di tutti i valsassinesi, e quindi questa unione, perché molti ci chiedono, ma come mai la giraffa? Perché spieghiamolo bene, cioè quando nevica c'è una parte di montagna che sì, la grigna, quando appare insomma una giraffa. Bravissimo, sì, questa pareidolia viene proprio, questo è il nome tecnico, quando la grigna si imbianca, sulla parte che è rivolta verso la nostra valle si forma, si vede questa forma di giraffa, così, proprio come la vedete sulla mia maglietta. Questo modo, poi gli occhi fini dei valsassinesi riescono a vederla anche quando non c'è la neve, ma lei è sempre lì. Tesseramenti live, Paolo prepara la tessera, qui sì. Dicono. Va bene, a gennaio faremo una serata dove ci sarà il rinnovo del tesseramento, che adesso quanti siamo? Un'ottantina? Sì. Quanti siete? Un'ottantina, sì, di iscritti. Che dall'età di 12 anni, 13 anni fino ai 70, quindi un bel ventaglio di età, e a gennaio faremo questo tesseramento nella sede, che è posso fare pubblicità, sì, al bar, sì, al bar Umberto I di Introbio, che ci ospita lì così da Giordi, e faremo il tesseramento nel mese di gennaio, e mentre per giugno stiamo già portando avanti per organizzare la festa, la terza festa blu celeste in Valsassina. Ecco, quindi festa, beneficenza, poi fate anche, sì, le trasferte, ovviamente, andate anche in trasferta. Noi quando possiamo andiamo in trasferta, abbiamo viaggiato in modi diversi, ma proprio perché la tipicità del nostro club è che siamo sparsi veramente su tutto lo stadio. Noi, se andiamo, sì, nei distinti, siamo quelli che seguono la curva, quelli che sono più nella tribuna, quindi la maggior parte delle volte cerchiamo di andare tutti insieme, ci appoggiamo anche a uno che è stato un club che è stato già vostro ospite, quindi da Marco con lo Shamrock, sì, sì. Quindi cerchiamo quando è possibile di unire e di fare gruppo, no, anche gruppo da questo punto di vista. Noi quello che interessa è proprio quello, se qualcuno ha voglia di vedere il Lecco, ha bisogno dell'abbonamento del Lecco, è un servizio che, e poi quando non è possibile andare a fare la trasferta, perché sai, si lavora, certo, allora per noi il club, il ritrovo da Giordi, come diceva Paolo, è un punto per vedere, stare insieme e vedere lì la partita, come abbiamo fatto crescendo negli anni dalla Serie C per avere poi questa fantastica sorpresa che è la B. Bella, una bella esperienza l'Eco Club, devo dire che è veramente bello. Poi avete anche un gruppo su Facebook, insomma, siete attivi anche sui social. Sì, diciamo anche che chi si vuole avvicinare può venire anche a cercare. Sì, nel può nostro cercarci. Piccolo abbiamo Paolo, segue molto i social, non mi dimentico che non è potuto partecipare Domenico Arrigoni, che è la nostra mente,
quando ideiamo le feste, Domenico è quello che ci dà le dritte, che fino adesso hanno solo pagato in modo positivo. Giuseppe, chiamavo Beppe, Loris, il buon Davide, Pamela. Devo dire che dentro negli 80 tesserati, ma darò l'aggiornamento domani perché ci vedremo, 5-6 del direttivo che hanno voglia di fare, questa è una soddisfazione. E viaggiamo insieme, come dicevi te, quando possiamo si fanno le macchine, si va in pullman, si fa quello che si può. Ragazzi, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già finito, è sempre così, e vola. Ve l'ho detto prima di iniziare, il tempo vola, qui si parla dell'Ecco ed è bellissimo. Veramente corre. Io ringrazio moltissimo per essere stati con noi Emilio Castelli e Paolo Corti dell'Ecco Club Valsassina. Grazie a te. Grazie magari a te. Poi ci rivediamo più avanti nel corso della stagione, nel girone di ritorno, così possiamo fare ancora due chiacchiere insieme. E io vi do appuntamento, segnatevi bene questi orari. Allora, gli highlights di Lecco Spezia li potete vedere nel TG di Unica Lecco di giovedì, quelli di Lecco Parma nel TG invece di lunedì. Noi torniamo, come sempre, lunedì in diretta alle 20. Grazie per essere stati con noi, buona serata!